loro non hanno colpa, ma siccome c'è una situazione del genere qua in Italia, preferiamo aiutare prima gli italiani. San Colombano, una piccola frazione di Coglio in provincia di Brescia. Qui, da pochi giorni, sono arrivati 19 profughi ospitati in un albergo. E questa è la struttura dove sono ospitati i profughi. Si trova a pochissimi metri dalla scuola elementare del paese. C'è proprio la scuola elementare lì vicino. E questo? E questo le mamme non si fidano tanto. Li abbiamo già noi in Italia, i delinquenti ne vengono degli altri. Una manifestazione per dire no ai profughi e gli abitanti scendono in piazza, qui non li vogliono. Abbiamo delle famiglie che so che stanno peggio di questi. Non li ha visti, hanno i cellulari da 500-600 euro in mano. Proviamo a entrare per fare qualche domanda al titolare. Siete liberi di andare tranquillamente senza farmi innervosire anche. Fuori. No, vabbè, volevamo solo sapere. Cosa ho detto? No, sapere per quanti profughi ci non sono. Non ci sono niente, non ce n'è neanche uno. Fuori. Come no? Perché fa così, scusa? Non siamo graditi, i carabinieri piantonano l'entrata e tra gli albergatori cresce il malumore, molte le disdette da quando sono arrivati i profughi. Le persone che vorrebbero venire qua, diciamo, a trovare la tranquillità non ci vengono perché ci sono questi profughi e sanno, diciamo, che di conseguenza la tranquillità che c'era prima in questo paese, che vorrebbero trovare in questo paese, non esiste più. Con tutte le cose che succedono non è bello, però... Soprattutto dopo quello che è successo a Catania. È quello lì, la gente ha paura, è capito, è per quello. Il timore è che episodi come quello di Palagonia possano ripetersi, magari qui, tra i monti bresciani.